Un'auto compie una piccola infrazione stradale, non si ferma all'alta della polizia, parte un inseguimento. Il guidatore scende dalla macchina, viene braccato dagli agenti e poco dopo... In qualche secondo decine di colpi di pistola uccidono Jaylan Walker, 25 anni, afroamericano di Akron, in Ohio. Quante pallottole lo abbiano centrato non riesce nemmeno a dirlo la polizia. Almeno 60 su una novantina sparate, si dice. Dovrà pensarci il medico legale incaricato dagli inquirenti. Tutto questo è accaduto lo scorso 27 giugno, ma solo ieri è stato diffuso il video di quella tragica notte. Subito la gente della cittadina è scesa in strada per chiedere giustizia. Abbiamo finito di morire così, scandiscono tra slogan e cartelli. Il capo della polizia di Akron ha confermato che seppur all'interno della vettura di Walker sia stata trovata una pistola, che pare abbia sparato un colpo durante l'inseguimento in auto, l'uomo al momento della fuga a piedi e quindi dell'uccisione era disarmato. Nella notte le tensioni si sono acuite e si sono viste scene di guerriglia per le vie del centro città. Il sole che sorgerà oggi su questo pezzo di America porterà un 4 luglio ben lontano dal clima di festa nazionale che attraverserà gli Stati Uniti.